Il vino può essere un'occasione di meditazione, ma può diventare anche qualcosa di psicologico. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento le femminelle di Marco Sambin. Perché vi ho detto qualcosa di psicologico? Perché la cantina Marco Sambin nasce dall'iniziativa dell'omonimo fondatore nel 2002, che oltre ad essere, o meglio, prima di essere un imprenditore vinicolo, è un famoso docente di psicologia. Quindi questo abbinamento un po' particolare tra vino e mente, così lo possiamo descrivere, ha dato vita all'azienda agricola che produce diversi prodotti, tra cui appunto le femminelle che noi oggi andiamo a degustare. Questo vino rosso viene prodotto sui Colli Euganei, quindi siamo in provincia di Padova, rientra nella IGT 3 Venezie. La combinazione di uve, come possiamo vedere dalla nostra scheda tecnica, è fatta con Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Non è ben specificata la percentuale, immagino che sia un blend calibrato in base alla stagione e alla tipologia di uva. È prodotto appunto con questi tre uvaggi, ha una gradazione alcolica di 14 gradi. Ed è l'annata 2017. Questo vino inoltre viene prodotto in regime biodinamico. Andiamo a vederlo più da vicino, come sempre, partendo dal colore, questo rosso molto intenso, si fa veramente fatica a vederci attraverso, quindi un rosso bello carico, per alcuni aspetti anche brillante in determinate sfumature. Andiamo a sentirlo al naso. Sicuramente ritorna l'odore di frutta rossa, anche frutta rossa selvatica. Ci troviamo il ribes, ci troviamo i lamponi, ma anche un sentore soprattutto nel finale dell'ispirazione di resinoso, quindi ha queste caratteristiche molto particolari, un naso veramente molto piacevole. Andiamo a sentirlo al gusto. Una buona acidità, un tannino presente ma non invasivo, una buona persistenza, tornano i gusti fruttati che abbiamo sentito al naso. Devo dire che soddisfa il palato e secondo me nel tempo potrebbe anche avere un'interessante evoluzione. Dovendo parlare delle categorie con le quali normalmente valuto i vini, partendo dal rapporto qualità-prezzo, questo non è un vino per tutti i giorni, ha un costo tra i 14 e i 16 euro, anche se in realtà non è il prodotto di punta della cantina Sambin, che può vantare altri prodotti anche di gamma più alta. Comunque è una buona scelta qualora vi capiti di trovarlo in enoteca o di poterlo acquistare, perché comunque si fa apprezzare e la cifra che viene spesa sicuramente merita l'assaggio. Per quanto riguarda gli abbinamenti con il cibo, beh, sicuramente questo è un vino che viene da consigliarvi a tutto pasto, quindi può tranquillamente accompagnare interamente un pranzo o una cena. Il meglio di sé, ovviamente, lo dà con la carne rossa e anche con primi piatti strutturati, anche perché la gradazione alcolica un po' più alta e il suo gusto fruttato accompagnano sicuramente bene diversi piatti e danno anche una sensazione di buono, di freschezza anche in un certo senso in bocca. Come occasioni d'uso, come ho detto prima, pranzi, cene anche importanti, ma anche
come dire, così, anche cene o pranzi magari fra amici in occasioni un po' informali. Temperatura di servizio, direi che qui siamo tra i 18 e i 20 gradi, che direi che è una temperatura corretta. Come sempre, un'apertura anticipata di un quarto d'ora, 20 minuti, vi farà apprezzare appieno i sentori, soprattutto al naso. E per quanto riguarda alla fine il mio giudizio complessivo, beh, posso dirvi che sicuramente è un vino che, se vi capita di trovarlo o di acquistarlo, come vi dicevo prima, farete sicuramente un buon acquisto. Ha diversi tratti interessanti. Dietro anche la cantina c'è una filosofia abbastanza particolare che vi invito a leggere andando sul loro sito, e comunque si vede che dietro la produzione di questi vini, ma anche di altri sempre della stessa cantina, di cui magari parleremo in prossimi episodi, si vede, dicevo, una ricerca di un gusto e anche di una qualità veramente interessante. E quindi, se vi capita di passare per i Colli Euganei, potrete andare a fare anche visita alla cantina di Marco Sambin, oppure potete trovarlo nelle enoteche o online per poterlo acquistare. Bene, anche per oggi la mia degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Vi ringrazio come sempre delle iscrizioni, dei commenti che fate sotto nei video, e con l'hashtag AskTheWine fatene sempre di più. Dopo avervi ricordato che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, vi chiedo ancora un attimo di pazienza, perché adesso arrivano i voti.